Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e ben ritrovati qui di nuovo su Spore Galactic Adventures. Aspettate che salviamo di nuovo per essere sicuri, ok. Che ci mancano solo 4 missioni, cioè non so se ci rendiamo conto di 4 missioni. Ce ne mancano 4 proprio per essere dei missionari. Allora, salute, missioni. Serve che faccia qualcosa? Volentieri. Capito, ci si vede. Devo scendere di nuovo su qualche pianeta, non so quale. Questo qui. Speriamo che non sia V-Plot Against Us, speriamo che sia qualcosa di nuovo, ma comunque qualsiasi cosa tranne V-Plot Against Us, ecco. No, non è Zephyr Delta forse, ah no, questo è Zanea, scusate, mi ha indotto in errore, quello là Zephyr. E niente. Ragazzi, non vi dico, mi si era anche buggato un umano che era sparito sott'acqua e non riuscivo più a finire la missione. Terribile. 4 minuti buttati al vento praticamente. Che naturalmente avrò tagliato. Ah, ma tra l'altro me l'ha segnata la missione, sì, vero? Sì, ce ne mancano solo più 3. Dai, vit. Andiamo qua. Poi quello sopra e siamo a posto. A postissimo. Dai. Flix, plox. Missioni. Avete bisogno di una mano? Proposta accettata. Non ho capito cosa mi ha chiesto, ma... una creatura civilizzata... No. Non voglio prendere una creatura civilizzata. State scherzando? Missioni. Devo rifiutare questo incarico. Scusate, ma io ho una morale, non è che faccio tutto quello che mi chiedono, eh? Allora, ciao, a parte che vogliamo comprarti tutto, ma dacci una missione. Ok, devi andare a prendere la scimmia. Dove? Allora, sistema Gunianie. Ok. Pianeta Lacia, ah, ma dove sono io tra l'altro? È un pianeta T1 che ho comprato qualcheduno tempo fa. Probabilmente. Ma io vedo solo scimmie pericolose qua in giro. Noi non vedo proprio nessuna scimmia pericolosa qua. Ah, ok. Oddio, pale dal disastro ecologico. Arriviamo. C'ho due cosi per andare in là. E tre per andare in là. Vai. È stato piacere a Dio. Pale dal disastro ecologico, dov'è? Qua. Ma non è neanche un mio sistema, porca di una paletta. Devo andare sempre a prendermi le rogne degli altri. Che non mi segna neanche come missioni. Mi darà dei punti per sta roba qua? Almeno qua è il... Ho preso della roba che non mi serve, ma vabbè. Dopo ci pensiamo. A posto, ok. Nessun problema. Scusa un attimo però. A parte che adesso ti chiediamo una missione. Ma allora, cavallo tigre, rocco, boompist. Non lo so cosa ho preso qua. Questo ho preso che non mi interessa.
Freud Scuropin, che non... Ok, ottimo, dovrei aver preso più solo il coso planetario, che non so cosa sia. Boh, vabbè. GG. Diamocene. Chiediamo la missione. Ciao, missione. Solo che faccia qualcosa, dimmi tutto. Non mi ha detto niente, nessuna missione, da quanto ho capito. Andiamo qui allora, dacci una missione. Ok, dobbiamo scendere su un altro pianeta. Speriamo che non sia Vaporeon Stars. Allora, sul pianeta Pano, però aspetta, ha detto, eh? Che è quello. Vai, che belli però tutti questi colori qua. Ah, dobbiamo cuocere di nuovo il tacchino e taglierò di nuovo anche questo. E anche questo è andato, ragazzi. Fai rapporto al pianeta Trissino, quanto ci manca per il missionario? Non è, è la penultima questa, è la penultima, quindi in questo video dovremmo poter chiudere e poi andare a dedicarci ai Grox una volta per tutte. Allora, arrivederci, ce ne manca solo più una, salviamo tra l'altro, salve Salvino. Ok, chiudi, andiamo per esempio su questo. L'ultima missione da me. Ok, devo andare a recuperare delle effigie in giro. Allora, una qua, l'altra là, l'altra su, l'altra giù. Allora, su, allora, qua siamo. Che sistema è? Muripren. No, questo è il pianeta Muripren. Che sistema è, scusate? Catus 9023. Aslatia dobbiamo andare. Aslatia è là. Ok. Eccolo qua. Ok, uno è andato. Poi Alcite Euder come sistemi. Alcite Euder. Allora, qua ci siamo stati. Ne ho qua. Che è Alcite. Quindi Alcite dobbiamo cercare Rubice. Che è questo qua. Andato, un'altra reliquia presa. E l'ultimo sistema è questo, dobbiamo andare su Tibio. Che è questo qua dove ci siamo noi, tra l'altro. Ciao. Ciao, Impero Mozzo. No, però non mi sta dicendo niente. Ah, ok. Eccolo qua. Ottimo, ora dobbiamo andare al pianeta Eudvia a consegnarli. Che non è quello di partenza, dovrebbe essere quello laggiù in fondo, analogamente all'ultima missione che avevamo fatto. Per l'Impero Minor forse c'era stata una missione del genere. Oddio, stanno attaccando di nuovo Mirillo. Vado. Si torna sul pianeta, ma tra un attimo devo andare dove mi stanno attaccando. Mi continuano ad attaccare Mirillo, porca di una miseria. Arrivo.
No, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Vai a ricaricarti prima, perché sennò facciamo come prima. A parte che sono UFO ostili, quindi vuol dire che non sono i Grox. E stanno saccheggiando, sì, vuol dire che non sono i Grox. Ottimo, fatto. Yeah! Adesso salviamo e andiamo a concludere l'ultima missione, quindi. Usciamo. Salva. Adesso sto diventando paranoico, ma visto che mi ha bruciato due video. Allora, adesso dobbiamo tornare qua, vero? Credo di sì. Ok. Grazie, arrivederci, missionario 5. Sì, ricognitore olografico e sistema di occultamento. Non so cos'è il ricognitore olografico in realtà. Guardiamo cos'è il ricognitore olografico. Allora, strumenti principali. Invia un ologramma sul pianeta per uno studio ravvicinato. Ah, non so, forse per interagire con le altre culture? Non lo so, sarebbe interessante da scoprire, però vediamo se qua lo vendono. Commercio, volete comprare qualcosa? Non vogliono comprare un Kaiser. Avete però il ricognitore olografico, 100k possiamo anche prenderlo, 100k. Supporto protetto, ce l'avete l'occultamento? No. No. Arrivederci, beh, è stato un piacere lo stesso. Andiamo a vedere nella nostra. No, forse i Minor hanno l'occultamento, perché sono i più militarizzati di tutti qua in giro. Forse loro potrebbero venderci l'occultamento. Eccolo, infatti, 125.000. Ci sta? Ci sta questo cos'è che è? Ah, potenziatore di fedeltà, no, ma non ci interessa questo. Ok, arrivederci. Ah, no, ho visto se volevano comprare qualcosa, ma occhio mi sembra di no, eh. 20.000 la rosa non ci sta, no. Neanche 13.000 la blu. No, 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 no. Torniamo a casa. Salviamo, tra l'altro. Visto che adesso ci siamo. Ok. Sul pianeta Tarantella. Ciao, bellissimo. Allora, ecco. Commercio, no, io in realtà volevo capire un attimo il sistema di occultamento come funziona. Ah, devi essere su un pianeta, visto? Quindi non funziona per il resto. Però se io vado su un pianeta, vediamo poi anche quanto consuma, eh. Posso occultarmi? E dovrei essere invisibile così. Ah, se sparo si disattiva. Ok, appena attacco mi si disattiva. E ci mette un fracco a riattivarsi, tra l'altro. Ok, non serve a niente. Abbiamo aspettato eoni per un affare che non serve a un Kaiser. Mentre invece voglio capire lo strumento, l'altro che abbiamo preso. No, in che cos'è? Strumenti principali dovrebbe essere. Ricognitore olografico. Ah, devo scendere tipo in basso così. Posso usarlo per andare in giro? Cosa mi serve? Non corre neanche, è solo un affare che gira così. No, scusate, non volevo cliccare questo. Intanto di storia cosa ci dice qua? Ah, ci dice tutte le cose che sono state fatte, anche le missioni, eccetera, eccetera. Probabilmente, eh? Sì. Colonia insediata, acquisto stella.
Scoperto di Vabbol, spezia commerciata, scoperto di Impero Pinguino, spezia commerciata, scoperto di Stranchio, scoperto dei Grox. Astronomia Impero Grox distrutta. Alleato con Vabbol, terraformazione di cavo, wow che bello. Colonia insediata in Alenna. Ne abbiamo fatta di strada comunque, guardate quanta roba abbiamo fatto qua. Da quando. Oh, cos'era quella a fare là? Guerra avviata, contro chi era questa? Ah, erano quegli azzurri in basso. Ah, è morta l'Enterprise, là un giro. Qua invece quando abbiamo finito. LOL. LOL, bella roba. Miglia, cos'è sta roba? Ah, quanti anni sono passati? No, torna su. E a cosa è servito? Boh, a niente, probabilmente. Ah, per fare tipo un rincontro avvicinato con le tribù, probabilmente. È tempo che vola. Ok, mi vogliono vendere il pianeta, io vado. Molto volentieri comprarlo, anche perché mi danno il. Cos'è che mi danno? Mi davano un oggetto adesso, vero? No, aspetta un attimo. Arrivederci un attimo. Cos'è che avete? T2? Solo T2, ok. Allora vi offro 3 milioni. Ok, per un pezzo di terra, ma va bene. Ecco, cos'è che ci sbloccava Impero 5? Ah, i due di terraformazione che sono molto molto comodi. E tra l'altro forse dei tempo che vola erano quelli che costava di meno. Se non ricordo male. Andiamo dei tempo che vola. Tra l'altro io ho un colore marroncino che fa proprio schifo come colorazione. Però allora, tempo che vola. Ah, anche questo ci vogliono vendere. LOL. Però aspetta un attimo, voglio prima comprare. Da voi. La rossa 7000 non è altissima, ma la vendo. Tanto è sempre un flacco. Allora, giusto per rientrare un po' nei soldi. Abbiamo detto. Abbassare la temperatura aumenta il livello dell'atmosfera. Ok. E alzare la temperatura e il livello dell'atmosfera. Ok. Ottimo, così li abbiamo tutti. Li abbiamo tutti. Possiamo tornare a casetta. Al pianeta Tarantella, ciao, ricarichiamo, commercio, abbiamo da vendere qualcosa, no niente. E quindi direi che a questo punto ci conviene concludere qui l'episodio e nel prossimo episodio non perdetevelo perché inizieremo l'attacco contro i Grox. Inizieremo ad andare a picchiare i Grox proprio con violenza perché ormai il tempo di temporeggiare è finito, è scaduto. Brutto il tempo di temporeggiare, eh? Molto brutto. Io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. LOL, non so più parlare. Io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!